Ecoambiente e il suo responsabile amministrativo, dottor Enzo Petrosino, negli ultimi tempi sono diventati il bersaglio di alcuni sindaci che vivono difficoltà in merito alla raccolta e al conferimento dei rifiuti. Il presidente della provincia, dottore Canfora, invece elogia il dottor Enzo Petrosino, responsabile, come abbiamo detto, dello stil di Battipaglia, e lo ringrazia per la risoluzione dei problemi finanziari che il dottore Petrosino ha dovuto affrontare e sta risolvendo. Il presidente Canfora aggiunge poi che è necessario, se non indispensabile, avviare l'azione per l'apertura di due siti provinciali di compostaggio per far stazionare i rifiuti qualora l'inceneritore di Acerra vada in difficoltà ed evitare così che i rifiuti vengano lasciati per le strade. Il presidente ha anche aggiunto che è impensabile poi che i nostri rifiuti vengano trasferiti in altre regioni o in altri territori comportando notevoli spese alle amministrazioni e dai cittadini. I disagi che si sono creati non dipendono dal dottor Enzo Petrosino, ma dipendono purtroppo da una manutenzione e da una avaria che si è venuta a creare nel termovalorizzatore di Acerra. Noi sappiamo tutti che comunque il ciclo integrato dei rifiuti è fragile. E i sindaci questo lo sanno? Ma questo lo sanno bene i sindaci. Hanno politica? Lo sanno bene. Sanno bene che abbiamo avuto un'avaria al termovalorizzatore di Acerra, una doppia avaria. Da una parte una manutenzione e la linea 3 del termovalorizzatore purtroppo ha accusato un guasto. Anche l'attuale ministro ha chiaramente esortato ad andare avanti sui centri di compostaggio. Noi li dobbiamo realizzare, c'è poco da fare, siamo tutti quanti d'accordo, però nessuno lo vuole nella propria casa, ma non è pensabile, questo non è pensabile, perché oggi gli impianti di compostaggio sono tecnologicamente avanzatissimi, per cui due impianti di compostaggio così nella provincia di Salerno, così come è stato pensato, sono più che sufficienti a smaltire tutto il ciclo, la differenziata dei rifiuti. C'è un allegato a quella delibera sul ciclo integrato dei rifiuti che ci condanna, unica regione d'Italia, a trasportare un determinato prodotto presso altri siti, che ci costa una barca di soldi come trasporti. Allora siamo noi i più intelligenti o siamo noi, come dire, quelli che capiscono tutto? Insomma, io credo che, così come è stato fatto in tante altre regioni d'Italia, possiamo adeguarci alle altre regioni d'Italia e smetterla con un terrorismo psicologico.